E benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere dal mio outfit, dal titolo. Oggi è arrivato finalmente il giorno di addobbare la casa per il Natale, ma soprattutto di fare assieme l'albero. Come avete visto e come potete vedere, siamo in una casa diversa. Se non avete la più pallida idea di come mai io non sia nella mia casa originale, vi metto il video qui dell'altra settimana, dove vi ho spiegato esattamente tutte le ragioni che questa sarà casa nostra per il prossimo anno, quindi abituatevi a vedere un po' questi background, perché questa sarà appunto casa per un bel po'. Comunque, oggi finalmente andremo ad addobbare l'albero. Sono sicura che questo processo mi richiederà 2 giorni, perché non so se vi ricordate, ma un albero alto 2,20 m. Cioè, io non so cosa ho pensato quell'anno che ho deciso di comprare questo albero. È stupendo, lo amo, è bellissimo. Voi sapete che amo il Natale alla follia, quindi sono solo che contenta, però sì, mi richiede veramente tanto tempo, quindi molto probabilmente oggi farò una prima parte e poi continuerò tipo un altro giorno, perché sono sicura di non riuscircela a fare in un solo giorno. Ora sono indecisa perché non so se mettere l'albero qui, tipo in questa zona, o se mettere l'albero qui, in questo angolo, ma magari cambierò idea e se cambierò idea vi faccio sapere, anzi, se cambierò idea lo vedrete voi direttamente. Sono veramente orgogliosa di come io abbia riposto quest'albero in maniera perfetta, cioè è tipo super organizzato, ho organizzato tutti gli ornamenti, cioè sono veramente fiera della Francesca di 2 anni fa, perché dovete sapere che in realtà noi l'anno scorso non abbiamo addobbato la casa perché era l'anno che eravamo in Italia. Ogni anno, essendo che appunto i miei genitori sono in Italia, la mia famiglia in Italia e i genitori di Joy sono in Canada, facciamo un anno in Canada e un anno in Italia. Di solito l'anno che andiamo in Italia, quindi l'anno scorso, non addobbiamo casa perché è veramente inutile, perché di solito veniamo per 2 o 3 settimane in dicembre, a dicembre, quindi alla fine non lo facciamo. Quindi in realtà sono 2 anni adesso, sono passati 2 anni perché l'ultima volta che ho fatto quest'albero, ed è stata anche la prima volta perché l'avevo comprato nel 2020, appunto è stato nel 2020. Ok, Madonna raga, cioè questi sono gli alberi del Nord America, oddio. Ok. Oh mio Dio. Ho già mal di schiena e non ho fatto assolutamente nulla. Bene, sa che mi conviene iniziare ad aprire questa parte, poi dopo che ho finito di aprire questa parte aggiungo le altre parti, perché se no c'è qui. No. Secondo voi quanto ci metterò ad aprire tutte queste parti? Partono le scommesse. Poi di iniziare ad aprire i rami, che è la cosa che ovviamente porta via più tempo, quindi bocca al lupo a me. Ho pensato di fare qualcosa di diverso perché 2 anni fa quello che avevo fatto, avevo, come credo che si faccia normalmente, apri la parte di sotto, apri i rami, prendi la seconda parte, metti la seconda parte e la terza parte. Poi quando l'albero è tutto completo, applichi le luci e poi applichi le decorazioni. Quest'anno sono andata alla ricerca di tecniche per applicare le luci. Sì, sono così pazza, ma non ero mai soddisfatta, e soprattutto 2 anni fa mi ricordo che è stato tipo la cosa più frustrante possibile, perché l'albero non era illuminato bene, ma soprattutto è stata una vera tortura rimuovere le lucine. Ho trovato questo metodo che vi metto nel box informazioni e che quindi andremo a provare assieme. In pratica, questa signora ha condiviso questo metodo di applicazione. Lei dice: invece di fare il classico giro così, tipo intorno all'albero, quindi tipo il classico. Mi è caduto il microfono!
Oh mio Dio! Ok, lei dice invece di fare il classico tipo così che tu giri intorno all'albero ed applichi le lucine come ho sempre fatto io, lei dice no, non devi fare così, quello che devi fare per far sì che il tuo albero sia super super luminoso, devi fare è prendi la luce, vai in fondo al tuo albero ma stai sopra il ramo. Ok? Quindi porti praticamente le luci all'interno dell'albero e poi fai semplicemente un giro, fai semplicemente un giro intorno al ramo. Quindi fai un giro e poi rientri dentro all'albero. Poi fai un giro. E praticamente la cosa che dice lei dice: se tu stai sopra ai rami e fai entrare il filo bene dentro, l'albero è illuminato dietro e quindi è super super illuminato. Vi metto il suo video dove potete vedere la differenza tra il metodo vecchio e il suo metodo, ma poi soprattutto dice: è super semplice rimuovere le luci. Poi a fine anno, che per me è tipo la cosa più noiosa che ci sia, soprattutto la cosa più faticosa. You make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just need a fancy watch. Ok, sono convinta al 100% dal posizionamento di queste luci. Assolutamente no, però continuiamo perché ho già finito tutte quelle che avevo e quindi se voglio fare questo metodo devo prenderne di più. Tutte queste luci che vedete qui in realtà sono quelle dell'albero, quindi sono quelle che venivano già con l'albero, mentre quelle lì che hanno l'effetto sono quelle speciali. Però vedete, non lo so, è bello? È più bello così l'albero? Fatemi sapere cosa ne pensate. Adesso devo assolutamente mettere l'ultima parte, ma come immaginerete, ho bisogno di una scala. Giorno 2 per finire di decorare l'albero e oggi abbiamo anche un aiutante di Babbo Natale ed eccolo lì il nostro aiutante. Are you ready? Yeah. Are you ready to rock this tree away? This is constricting blood flow to my head. Yeah, it's very, very tight. Very tight. I know, but I don't know where are all the others one that we have. We used to have more. Can't find them. Comunque, oggi è anche la giornata perfetta per fare l'albero. Vi faccio vedere adesso fuori la magia perché sta nevicando, cioè non potevamo scegliere il giorno migliore per finire di fare l'albero. Vediamo se ce la faremo in 2 ore. Do you think in 2 hours will be done? Hope so. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well that nobody else can do what you do. I just wanna fall in love. Your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love.
Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know. Okay, so where should we put it? But I feel like these lights are. Whatever. Okay, it's not perfect. Okay, it's not perfect. Where do you want to put the first one? I think you're supposed to have them. You're supposed to have them. Sorry. I think you're supposed to have them like this. Okay, wait. Like, look at this. Like, they're perfect. We're gonna get criticized. It's fine. It's fine. We're gonna hide it. We're for sure gonna get criticized. Okay, whatever. No, a lavorare. Ok, ora vi mostriamo le luci perché abbiamo fatto un upgrade con le luci, quindi vi mostriamo le nostre luci e il nostro albero. 3, 2, 1, iniziamo. Ta-da! Ta-da! Questo è il nostro albero per quest'anno, albero 2022. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Cosa ne pensate di queste luci? Io molto fiera. Baby, how you like our 2022 Christmas tree? Very nice. Anyway, comunque, grazie per essere stati qui, aver guardato il video. Spero che noi vi abbiamo tenuto un po' di compagnia. Ovviamente buon Natale, buone feste. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Yo!